La gara degli Under 15 è terminata da pochi minuti, la Juve Stabia ha portato a casa contro la Fidelissandria il bottino pieno 1-0, risultato finale. Siamo in compagnia di mister Alfonso Belmonte, innanzitutto ciao mister. Salve. Mister, lo dicevamo in settimana, gara complicata, alla fine è stata così, una gara difficile contro una squadra ben attrezzata. Sì, forse la squadra più pronta che ho visto fino a questo momento. È una squadra che ha sempre cercato di giocare, ci ha messo in difficoltà, aveva un buon palleggio e noi non abbiamo fatto, diciamo, assolutamente una buona gara, però ci prendiamo il risultato sperando che poi, diciamo, non commettiamo sempre i soliti errori. Ecco, una partita che è cominciata comunque bene, dopo un minuto e mezzo, 90 secondi, subito il gol di Guarracino, però poi a lungo andare qualche sbavatura un po' troppo evidente in difesa. No, non era un fatto difensivo, era un fatto, diciamo, di squadra. Accorciavamo sempre in ritardo sull'avversario, non avevamo tempi giusti per recuperare palle, quindi loro erano molto bravi a spostare la palla e a trovare la giocata. Era un problema, secondo me, anche diciamo, di approccio alla gara, il fatto che abbiamo fatto gol dopo 5 minuti, 4 minuti, forse siamo andati poi, diciamo, ad affrontare la partita in modo troppo rilassato. Anche qualche ammonizione presa un po' ingenuamente, però. No, questo è quello che mi dispiace, perché prendiamo ammonizioni stupide. Domenica dovremmo scontare la squalifica, penso, di Annibale e di Esposito. E ammonizioni stupide dove non c'è modo, da riflettere su questa situazione, dai. Ecco, Esposito ed Annibale non ci saranno, la prossima partita sarà contro la Paganese in trasferta, altra gara importante, che la Paganese comunque è terza in classifica. Sì, penso che domenica sia una partita molto molto difficile, prima perché, diciamo, affrontiamo, è un derby e quindi la Paganese è una squadra che la classifica dimostra una buona squadra, quindi andiamo là a giocarci quest'ultima partita del girone d'andata, sperando, diciamo, di risolvere qualche problemino in settimana a livello anche, diciamo, di concentrazione mentale e di andarci a giocare la nostra partita. Grazie mister. Prego. Il loro spazio, il loro mondo. Ecco il segreto di una famiglia felice. Le Camerette, fattore di felicità familiare. Le Camerette, arredamento specializzato per ragazzi a scafati. www.lecamerette.it. Grandi giochi per piccoli giocatori. Dove? Da Fantasia di Antonio Procida, dove assortimento e qualità non hanno eguali. Bambini, prima di scegliere, venite da Fantasie, la casa dei balocchi più bella che ci sia. Tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasie Giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellammare di Stabia. Hai voglia di pizza, fritti e arrosticini? O di primi secondi e dolci gustosi? Di un drink o di un cocktail? Questo è il posto che fa per te! L'incrocio sa prenderti per la gola, la tradizione di un'antica ricetta, gli ingredienti naturali e tanto amore! Il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato, il Vuttaziello Ondufato. Chiedetelo, provatelo e poi ci direte! Typical Italian Food, l'incrocio lo puoi trovare a Torre Annunziata in via Vittorio Veneto 360. Per prenotazioni chiamalo 081 862 2836. Flyline Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri.
Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli. Every day is beautiful. Crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti. Insegniamo che essere belli non è un sacrificio, non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri. Essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno, tutti i giorni della vita. Offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente. Aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri. Ci rivolgiamo con rispetto e professionalità. Siamo sempre disponibili. Ti aspettiamo da Olsen. Vieni a trovarci a Pompei, nel centro commerciale La Cartiera.